Amici mani, buongiorno e bentrovati. Ripartiamo con questa edizione di Cucina Teleponte con lo chef Monzou. Benvenuto, chef. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e... e buona cucina a tutti. Bene, oggi come per gli altri appuntamenti cerchiamo di fare e eh, di avere delle informazioni su quella che è la cucina Teramana, quindi. Quella tipica, la cucina di una volta, vero Chef? Sì, quella di una volta, quella quasi che eh, cosiddetta chiamata street food, no? Quella di strada. Eh? Beh, e presentiamo proprio questo tipo di cucina. Quel tipo di cucina che veniva ereditata dalle mamme perché insegnate dalle nonne che la ricevevano appunto dalle loro mamme. Quindi qui vogliamo essere in una situazione di tradizione spontanea e la possibilità di far passare anche il messaggio che questa nostra cucina diventi un momento di aggregazione. Non dobbiamo più pensare che la cucina sia un qualcosa di fastidioso o pesante nell'organizzazione. Adesso lo chef Monzu ci darà qualche indicazione proprio per andare a ottimizzare questa informazione. Sì, allora, eh, chef Monzù bisogna sempre spiegare il perché, come e quando. Eh, la scuola dei Monzù, è quella del fine Settecento, inizio Ottocento, Francia e Regno delle Due Sicilie. Anche qui siamo nel Regno delle Due Sicilie in quanto andava da frusinate fine giù in Sicilia. Io oggi presento due ricette, perciò la prima è quella che si accomuna alla mia tradizione napoletana, essendo io uno chef... Comunque napoletano, Bene. diciamo che vogliamo seguire un po' quello che il nostro maestro Gualtiero Marchesi dice sempre, perciò chiamiamoci cuochi e non chiamiamoci chef, anche perché per essere è una chef bella idea. Eh, per essere chef lei sa benissimo che bisogna essere capi, no? Esatto. Bisogna avere una brigata. Io oggi ho lei come spalla e mi, mi dispiace, fa molto chef, piacere non ho la non ho la divisa da chef. Assolutamente Quindi no. allora la chiamerò cuoco, benissimo. Ecco, benissimo, mi fa molto più piacere. Cioè, le due ricette che presentiamo oggi sì. eh, sono uh, due ricette molto interessanti, quasi tipo? che si accomunano. Una è Proprio di questo territorio perciò, questa famosa frittella mezza fame Bene, quasi certo. che mi ricorda il mezza capa nel film di Totò e Peppino, no? Totò e Peppino è, è, che facevano quel, quel duetto particolare come tutti si ricordano. Quella famosa lettera, quella certo. famo quella fam quando ci fu quella famosa lettera, Totò Peppino è la mala femmina. Ecco, allora presento questa ricetta. Eh, e diamo anche gli ingredienti ora, e poi la stessa ricetta: basta solo cambiare, togliere addirittura un ingrediente che diventa invece non più la frittella okay. teramana, ma diventa la frittella, cioè la pizzella napoletana. Cioè, Chef, allora, visto che lei gira molto, con questa affermazione, mi sta dicendo che le è mai capitato o le capita spesso di trovare delle ricette che si, mh, si somigliano o una prende spunto dall'altra per altre regioni o regioni allora, vicine? È, è proprio importante questo che, che in questo momento stiamo dicendo, è vero, è vero. Perché il territorio italiano si distingue proprio per questo. Ogni paese, ogni piccola città ha sempre quello che è lo spunto suo della tradizione. No? Questa cucina dei Monzù è proprio la tradizione francese che entra. Nei napoletani, ma entra nei siciliani, entra nel, nel te territorio abruzzese, molisano, cioè entra un po' in tutto questo territorio. Quindi la cucina non ha confini, mi sembra la di dire. La cucina capire. non solo non ha confini, ma quanto i suoi confini sono non altro che la conoscenza della porta accanto. Quello che Bellissimo. la signora è la cuoca oggi in qualsiasi città. Ecco, questo è un po' il vero concetto. Perciò io ora inizio a fare quelle che sono le mezza fame. A me piace tantissimo questo nome, mi, mi ricorda anche i tempi un po' passati. Chissà perché l'hanno chiamata mezza fame, secondo lei? Forse perché chi l'ha coniata questa ricetta si chiamava mezza fame, mi può venire in mente. Io penso invece, da studi che ho fatto, penso che la mezza fame forse si riduceva al fatto di dire non abbiamo voglia di cucinare cose complesse, cosa facciamo in cucina? Allora loro cosa facevano? Prendevano della farina, perché la farina c'era sempre. Un, ter un territorio rurale, quindi la, Assolutamente la farina Assolutamente sì, la, forina, la farina c'è sempre, qualsiasi sia il tipo. In questo caso usiamo una 0 o una 00, va benissimo. Del lievito che c'è sempre stato. Chi fa il lievito madre, ancora meglio. Chi invece non ha tempo di poterlo fare, tranquillamente può continuare ad usare quello che è il lievito di birra. Del sale, del pepe. Sempre una tazzina d'olio extravergine di oliva per renderla, ecco come bello vedete, bello per, che preparato eh, sì, tutti. Sì, ho preparato tutto proprio per quello, per renderla molto morbido l'impasto, e a differenza invece di quello che è quest'altro impasto che vediamo. Perciò i due impasti Teramo e Napoli okay. sono simili. Ma manca l'ingrediente che loro qui, nel loro territorio, mettono: che è la nostra patata lessata. Perciò, una patata che va ancora di più a imbastire, a ingranare quello che è il a legare, me quindi. a legare ancora di più per renderla più soffice okay. nella cottura e per renderla più soffice quando i bambini mangiavano perché mezza fame vuol dire proprio questa: c ho fame o non ho fame, non si sa, voglio scoprirlo. E certo. allora una merendina dunque una merendina bene ecco qui mi, mi piace questa perché le merendine fortunatamente una volta si usavano quando si usavano quando non c'era le merendine c'erano ma come si usavano io lo racconto sempre quando vado un po' in giro per l'italia Il... mi dà questa informazione chef. ecco l'informazione gliela do molto volentieri lei deve sapere che eh, nella storia tradizionale la merendina non non dava il senso del compriamo la merendina che poi all'interno di queste nuove merendine non si sa mai cosa c'è. Era la moda degli anni 70, poi cominciare a comprare certo. le merendine se non ricordo male. Uh, andiamo anche un po' più avanti, 80 anche, 70-80 come dice lei, però la, la cosa che era uh, particolarmente non gradita era che la merendina non veniva fatta dalla cuoca. La merendina veniva fatta, in poche parole, da chi? Da chi? Poi produceva la propria cucina in casa. Okay. Allora, cosa si... Io ricordo, avendo 50 anni, perciò 1960 e passa, io ricordo che la mia merendina era quella della mia mamma, che Del lei tipo? preparava il sugo la mattina, a prima mattina, eccolo qua, vedete, preparava sì. già il sugo e io andavo ad inzuppare il pane in quello che era... Quel, quel, quel profumo, quel sapore già di sugo che c'era perché si preparavano le basi per poter poi cucinare. Ha capito? Come infatti io in queste due ricette tradizionali, una di Teramo e una napoletana, poi vado ad unire la terza ricetta, che è quella Mi della dire. frittata di maccheroni. Sempre in reazione e in ricordo di quello che è lo street food. Perciò tiro giù la pasta e vado a dare un po' di, in questo caso, un po' di fuoco in più, proprio per portare al po bollone e dare un, po', un pochino più di grinta. Qui abbiamo preparato le prime quattro frittelle. Ora vado a preparare le altre quattro frittelle, che poi condiremo in maniera diversa dando ad ognuno la propria ecco la differenza anche che c'è nell'impasto è che l'altro è più morbido e questo invece della pizzella napoletana è più, eh, diciamo un po' più grintoso un po' più duro per poter ma eh, non avendo la patata quindi meno elastico meno elastico perciò deve essere un po' più stesa e è lavorata nello stesso tempo okay. la vado a inserire all'interno di quello che è il mio olio Beh, friggere con l'olio, friggete con un olio che vi piace la profumazione, perché poi gli oli sono quasi tutti simili, eh? Ci sono solo i punti di fumo diversi, ma alla fine. o dall'aromatizzazione eh, che si ha. Dall'aromatizzazione. Ecco, io ho scelto un olio d'arachidi oggi per, per poter friggere. però vedete che se è, si riesce ad inquadrare mi farebbe molto piacere. perché all'interno della frittura che io sto facendo, vedete che c'è quasi un corpo estraneo. Non so se Quello si che riesce la, per a quale vedere. Quale motivo l'ha messo? Allora perché io metto sempre: mi piace la profumazione della cipolla o mi piace il poco profumo che la patata mi dà? Metto sempre un tocchetto di un alimento mentre vado a friggere perché così la frittura mi, re, mi viene sempre molto stabile okay. e nello stesso tempo che è molto stabile il mio olio continua a friggere non si ferma mai lei sa benissimo che questi movimenti non fanno bene all'olio ok perciò quello che andiamo a fare in questo momento è chiaro che quando la vedo che è quasi consumata vedete che ho proprio l, ho messo un tocchetto Una di patate sì proprio per tenere sempre l'olio ecco vedete che ora l, 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 il cameraman sta proprio inquadrando questo momento mi fa molto piacere quando vedete che è molto cotta toglietela tranquillamente Bene. per poi andarla a sostituire perciò io vado ancora a sostituire in questo caso ho la patata e vado a sostituire il mio tocchetto vedete che come sì. metto all'interno l'olio continua a friggere e mi porta la stabilità in tutto quello che è la sua cottura bene chef grazie per questi consigli perché poi alla fine a casa alle nonne ma soprattutto a chi è alle prime armi e viene supportato appunto dalle nonne questi sono quei trucchi che poi servono a continuare Un'operatività un abbastanza molto, molto più semplificata certo, no? certo, assolutamente sì, l'operatività come, 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 come si dice no? in gergo, ma non è altro che sono consigli di quelle che esatto. sono le nonne, le tradizioni, perciò noi non scopriamo mai. L'acqua calda è stata già scoperta. Noi cerchiamo solo di ricordare quello che si faceva veramente una volta. E nella seconda ricetta, poi che andremo pian piano a costruire in, questa, eh, in questo momento interessante eh, di trasmissione, sarà proprio quello di portare poi le differenze tra le due attività eh, di strada, di due grandi regioni, ma che si accomunano poi da sole in un'unica cucina. E questo Bene, è molto certo. bello. Qui. Qui torniamo a quello che ci siamo detti prima, quindi che fondamentalmente la cucina... È quello che ci fa, ci fa trovare, incontrare e quindi riconoscere quelle che sono le nostre vicinanze territoriali? Assolutamente sì l'Italia è fatta di tanti, tanti tanti paesi ogni paese ha la propria cucina ma tutti si accomunano dalla grande passione che si ha in questo grande territorio e questo bisogna riportarlo di nuovo Sono in accordo. Auge. con lei chef ecco, io faccio proprio questo vado in giro in Italia per l'Italia nelle città a dire facciamo quello che si faceva una volta apriamo e in, insegniamo ai ragazzi che se una pasta è meno duttile Dobbiamo allargarla pian piano con le mani e non usare sempre il mattarello o quello che sia. Chef, se mi permette, sempre per tornare a quello che è il concetto di convivialità pardon, della cucina, anche le aziende stanno tornando su, questa, su queste argomentazioni. I famosi till building nascono proprio perché hanno scoperto... E sanno su determinati studi fatti naturalmente americani che sono sempre molto avanti, anche già come concetto team building, che sarebbe una convivialità di cucina fatta tutti insieme: quindi, si cucina gli uomini, uomini d'azienda, chi è capo, chi, è, eh, chi si occupa della segreteria o chi si occupa del reparto, quello più importante della, di dove vengono gestiti i soldi all'atto pratico, quindi, cucinando tutti insieme si ha la possibilità di far più squadra, più gruppo e quindi perché non farlo noi a casa, trovare quei pochi minuti di stare con i propri ragazzi, visto che siamo sempre con, dei viviamo una vita frenetica, no? Certo, certo, sbaglio? Certo. No, no, assolutamente no. Quindi anziché essere no. di fronte alla televisione fare qualcosa insieme. Allora, bentornati. Bene, allora dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti nell'organizzazione delle nostre mazzafame di quello che è l'impasto. Teramano è quello che è l'impasto partenopeo, vero? Sì. cuoco, impasto vero. partenopeo. Sì, quindi abbiamo fatto queste similitudini di impasto e queste similitudini di sapore. Quindi, chef, non ci riesco, scusi, abituato con <ride> il chef, allora, adesso mi concentro e diciamo cuoco. Mio caro cuoco, le volevo chiedere, ma gli elementi, quindi gli ingredienti... In qualsiasi ricetta sono importanti o possiamo anche eh, cercare di trovare un'alternativa o di una qualità più bassa? Lei che cosa consiglia? Allora, gli ingredienti sono sempre, sempre importanti perché gli ingredienti sono la tradizione della, della storia di dove noi andiamo a cucinare. È chiaro che io venendo a Teramo. Uh, e cerco, essendo io un cuoco Monzù, perciò faccio tradizione Bene. napoletana, ma il Monzù, che era il monzie francese, non faceva solo la tradizione napoletana, perché poi in tutto il Regno delle Due Sicilie lui andò per poter prodigare la cucina francese e ingrandirla con quella poi del luogo. Perciò okay. ecco il perché il connubio tra la ricetta Bene. tradizione mia napoletana e tradizione invece. Di questa città meravigliosa che è Teramo. Allora, chef, per quello che ho capito, diffidiamo da quelle che sono la nomenclatura eh, della, della ricetta o del piatto tipico, ma realizzata con altra materia prima. Quindi, se la ricetta è quella giusta deve essere fatta con la materia prima giusta e con gli stessi S ingredienti. Assolutamente. Perfetto. Se la tradizione dice che ci vuole la patata all'interno, ci vuole la patata all'interno. Vedete che anche solo la reazione della cottura nei due impasti è completamente diversa. La mia tende a gonfiare, quella invece, essendo che c'è la patata, perciò un addensante, una, un... Un collante sì. tende invece a gonfiare. Eh? C'è okay. più amido, quindi sappiamo che è un pochino più di amido, quindi da questo poi legame più forte. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in fin dei conti, quando noi seguiamo le nostre tradizioni, bisogna che chiediamo, bisogna che iniziamo ad usare non perché fai questo, nonna perché fai quello. E questa è una cosa che poco si fa oggi. I cuochi e i ragazzi, i giovani, e io mi, mi esprimo per dire eh, ai giovani, perché questo è un mestiere che si fa in tanti modi. Uno dei tanti modi è quello che noi stiamo facendo oggi in televisione. Siamo dando notizie. Delle, delle informazioni. Quindi noi vi preghiamo di ascoltarle, valutarle e naturalmente poi applicarle laddove poi capiterà. Assolutamente sì. Chef, un'altra informazione. Come no? Perché da quello che leggiamo, poi soprattutto in questo periodo che si parla di Expo, quindi l'alimento, la provenienza, anche lei ci consiglia di acquistare sul territorio la materia prima anche dal piccolo, dal medio allevatore, produttore, per innescare sì. economia? Sì, è vero, Io dico sì, però bisogna ricordare una cosa, bisogna ricordare sempre che non vale solo l'alimento e il territorio, ma vale anche... Dove noi lo andiamo a cuocere. È molto importante questo. Io giro l'Italia, come dicevo chef, prima. Questa è una tendenza nuova. È una tendenza nuova, ma è una tendenza importante e noi cuochi dobbiamo essere attenti. e Dobbiamo dire alle nostre amiche e ai nostri amici a casa che sono in cucina che bisogna capire sempre dove andare a cuocere il mio alimento. Quindi, chef, se ho capito bene, alimento importante, quindi un alimento sano. Alimento quindi, sano, con... Chilometri una zero. filiera che conosciamo, una filiera corta, no, una, una, filiera filiera corta, corta. una filiera che conosciamo. Perciò... E quindi uno strumento di, di cottura idoneo? Quindi non, non approssimativo. Assolutamente sì. E, e anche degli strumenti adatti per quello che poi riguarda l'opportunità di quello che è. Guardi, il... le racconto che come si faceva una volta. Una volta io sto friggendo in un tegame, un tegame importante perché è una ghisa vetrificata, è un'azienda francese, è. Io sto cuocendo in modo salubre perché cerco di non mandare su l'olio e cerco di stare attento a quelle che sono le attività interne. Fatti. Una volta però non si cuoceva così: una volta si cuoceva nel tegame di ferro, no? non lo pulivano perché non c'erano le lavastoviglie, non si andava a innescare una. Non c'erano saponi una, particolari di Ecco perché eh. non c'erano. E allora si puliva con la carta. Guardi, io porto sempre un torcione. Dietro, mi pulisco, e così si puliva, si puliva la pentola. E si metteva lì, si teneva lì, si creava una crosticina sopra e si andava a cuocere sulla crosticina. Ora io dico questa crosticina che non abbiamo più perché se la vediamo siamo stressati in cucina andiamo a pulire questa crosticina. Ma no, io immagino che anche in una situazione del genere all'interno dei ristoranti creerebbe qualche problema con l'asle, anche no? E eh certo assolutamente sì però non, eh, siamo qui in una cucina meravigliosa e stiamo facendo un po' di spettacolo io parlerei poco dei ristoranti per come si presentano perché tante volte la ristorazione vuole anche attenzioni e non tutti i cuochi danno questo tipo di attenzione. Io sono uno di quelli che dà molta attenzione all'attività di cottura, perciò se io vado a cuocere così come facevano una volta perché proteggevano il ferro, in quanto il ferro era eh, sgradevole nel, nel suo odore, sì. e oggi se dobbiamo lavare con detersivi dico lavateli con acqua e aceto e lavate con eh, detersivi poco aggressivi e poco diciamo... Uh, che ci danno memoria no? che, okay. ci, che ci ricordano quello che è quindi che allora i consigli utili pronto. sono quelli di utilizzare una buona materia prima dei buoni strumenti e fondamentalmente riuscire ad avere una, una, una gestione della cottura molto, molto equilibrata quindi dover non utilizzare anche in maniera molto forte il gas intendeva dire cotture Vede, questo movimento che io sto facendo richiama proprio questo che che stiamo dicendo in questo momento, la temperatura dell'olio è abbastanza bassa. Io non la porto su, però devo aiutare quello che si faceva una volta. Cioè, il fritto va comunque aiutato. Vedete, che ho due attrezzi in mano: un forchettone e la mia, diciamo, uh, la, cola, schiumarola. la schiumarola. No, il perché mi serve per colare. Perciò, io vado ad aiutare il movimento dell'olio per la mia pizzella. Cefra, ma quella schiumarola, quante volte ha visto il suo sedere da piccolo? Eh, tante, sa, tante. Mi ricordo la mia mamma. L'ultimo mio libro l'ho proprio, proprio dedicato alla mia mamma, cioè... eh, proprio per questi movimenti che si facevano. Ne ho prese tante, sì, ma tante perché poi Grande Cuoca voleva da me le perfezioni. Ma sa, le perfezioni. Le parole è la nostra generazione fondamentalmente. Assolutamente, sì. Vede? e io ho aiutato la frittura vede che non, non, in questo momento è molto blanda la frittura proprio perché ho voluto aiutare questa frittura col movimento e non con la temperatura è una tecnica che si usava una volta oggi non si usa più oggi si mandano a grandi temperature gli oli però poi alla Quindi fine... Quindi chef, è... se ho capito bene lei ha fatto una frittura con una temperatura stabile dell'olio sì? e di conseguenza l'olio non ha avuto la possibilità di assorbire i sapori di quello che lei ha fritto e quello che ha fritto non ha assorbito il sapore dell'olio? Il concetto è quello, sì, grazie, il allo, strumento. È quello, grazie okay. allo strumento. Perciò il concetto è proprio quello di non riportare sempre l'attività oleosa all'interno dell'alimento, ma cuocere l'alimento in modo salubre usando uno strumento. È un attrezzo particolare che in questo caso è questa vetrificazione che si crea all'interno per poter avere questo. Vado a impiattare la prima ricetta che è quella dedicata alla, alla grande passione che ho verso questo popolo. Perciò, e la chiamiamo. Eh, eh, io la, la, posso, la, posso, la posso chiamare anche. Mezza capa e mezza, a lei, a lei e mezza piace, fame a, eh, a me mi piace questa cosa. Ecco, la mezza, scusatemi, questa Z, ma essendo napoletano, io vado un po' a ricordare quelle che sono gli accenti napoletani. Volete ah, voi sì. farla diversamente? La potete fare. Io rispetto quella che è la tradizione. Del, del, luogo, mezza, fame. del mezza fame, ok? okay? Perciò, e voleva lo spuntino fatto col prosciutto crudo. Chef, ma possiamo paragonare mezza fame? come cognatura, a, come alla moda però, perché poi anche un vestito, quando si mette addosso, ti dà dei grandi soddisfazioni, come mangiare una cosa eh, così gustosa, a tipo uno Chanel numero 5, quindi, quindi un'identificazione sì. come tutto, taglio tutto di si, come un tagliere. Tutto, no? tutto si può identificare in quello che è una, un, un, o un profumo, no? Un profumo, un'attività un anche di garniture, come lei vede, no? Cerchiamo sempre di dare verità, oggi una, con... un aspetto simpatico. Eh? Conoscendo e... questa realizzazione, sì. da oggi in poi, quando ecco mezza capa, come dice lei, o mezza fame, mi verrà in mente come se penso a Chanel, penso a quello che è un tagliere. Quindi il taglio è questo ricamo. Allora, me questo in mente è, certo il, al il, è il taglio, il ricamo, lo chiamiamo come, esatto. come volete, di Teramo. Questa è la tradizione teramana, perciò. La, la mia frittella perché loro la chiamano così la mia frittella con prosciutto crudo ora vado a impiattare invece quella mia, tradizionale della mia, eh, della, della mia regione della mia città perché questa è quella che si fa nei quartieri proprio ancora oggi no? la mangiate ancora nei quartieri perciò senza patate nell'impasto okay. l'impasto è uguale, identico sempre un filo d'olio sempre del, del lievito, della farina un po' d'acqua e poi pomodoro a crudo, ok? okay. Con un filo d'olio extravergine come è stato realizzato? Quindi, come è stato realizzato? Niente, insomma. ho fatto solo uh, l'ho fatto sbollentare il perino, okay. e ho tolto la buccia, l'ho passato con un mini pimer e ho avuto il passato di pomodoro Benissimo. fresco, ok? E l'ho solamente dico crudo perché giusto 5 minuti di temperatura tenue. Cioè, mi dia un'idea, quanto ci ha impiegato per fare questa operazione, trapassarlo, mini-pimer? Guardi, ci vogliono 5 minuti a sbollentatura, giusto per togliere la buccia al perino e poi 2 minuti per preparare il tutto. Mi... Am amiche, 5 minuti. Allora, tanto il tempo di andare in frutteria e portarli a casa è molto più breve di entrare all'interno del supermercato, parcheggiare. Perdersi, sbaglio chef, assolutamente ne, no. nel corridoio e poi andare a comprare il barattolo di pomodoro. Vi invitiamo anche a fare questo perché è molto semplice. Prendiamoci il con salubre. la cucina. Ed è molto più salubre. Una foglia di basilico, fresco, lavato e nient'altro. Andiamo ad aggiungere, ora solo, prima di mettere l'ultimo tocco, un filo d'olio extravergine d'oliva. Che profumo, chef! Eccolo qua, e poi l'ultimo tocco è il parmigiano, reggiano grana che si, qual si voglia. e questo è quello che è tra le due ricette. Io le, le amo tutte e due perché sono bellissime! È giusto entrambi. farle. Questa è la seconda ricetta tradizionale, Teramo e Napoli. Che meraviglia, bravo chef! Grazie, grazie. Ma So che dobbiamo continuare. E complimenti però anche a chi ci ha tramandato queste cose, perché anche lei ma Assolutamente che, sì. A, a Ho paese. letto un po' di storia di questa ricetta e sicuramente grazie a tutta la città di Teramo. Amici, bentrovati e bentornati. Allora, adesso apriamo un altro spazio che ci aiuterà, eh, grazie ai consigli dello chef Monzou, di capire quella che è l'ottimizzazione che viene fatta a casa. Un po' L'idea di non perdere nulla è vero chef, fondamentalmente di non buttare nulla che è materia prima, è tutto facciamo sì. delle cose. Si chiama, si chiama cibo di rimanenza, il cibo di rimanenza oggi specialmente in questo momento eh, dove eh, è molto presente l'Expo in Italia, nel mondo perché la rappresentazione è quella in tutto il mondo. Abbiamo il problema che tanto cibo, invece di riuscire a cucinarlo e a conservarlo, lo gettiamo via. Sì. Ecco perché è stato argomento di, di, gran, di questo grande incontro, di questa grande carmessa che è, è l'Expo ancora oggi, dove tanti chef si sono riuniti proprio per cercare di cucinare quelle che sono le entità che poi trasformate in casa sono gli alimenti che ci restano poi inattivi perché non riusciamo a mangiarli e tante volte non sappiamo cosa fare. È vero, chef, mi fa venire in mente che c'è una discussione in Parlamento proprio per la possibilità di utilizzare tutti quei cibi che nei supermercati hanno una fase di scadenza ehm, in, eh, in addirittura di arrivo, diciamo così, o hanno sulla data di scadenza, appunto, eh, sono stati recuperati dai scaffali e quindi si sta pensando di farne un riutilizzo o l'opportunità di ridistribuzione. Quindi il concetto in pratica è, è lo stesso. Quindi ci troviamo a casa, rimane un pochino di pasta, oppure rimane un pochino di pane, o rimangono dei condimenti. Lei dice ingegniamoci. Prendiamo come faceva... insegniamo prima di tutto a chi di dovere a poter dare modo all'alimento di ah. dire: Ne abbiamo mangiato solo una parte, l'altra parte, vediamo cosa fare. Le dispense okay. sono quasi sempre piene di alimenti. E in quelle ricette nascono altre ricette. Quindi lei vuole ricordarmi lo spaghetto di nonna rifassato in padella, praticamente io quando andava a trovare per merenda. Io voglio ricordare che abbiamo fatto perché poi dopo verrà detto abbiamo fatto altre ricette, da queste ricette mi sono avanzate avanzati degli alimenti. Questi okay. alimenti vanno a comporre in questo momento un'altra ricetta, che è quella che noi presentiamo, che è pur sì una ricetta data dal in questo momento dal mio popolo napoletano, ma è una ricetta che viene fatta in tutto il mondo. Quindi, chef, il consiglio all'atto pratico è quello di guardare il frigorifero o rendersi conto di quello che c'è all'interno e poter tirare fuori una ricetta qualunque, quindi alla propria sì. fantasia, volendo anche, oppure miscelando quelle che sono le informazioni che si hanno e normalmente su quello che è la possibilità poi di arricchirla con quello che è che c'è all'interno del frigo. Certo, e allora proprio per questo non la presentiamo sola, ma, solo, ma la lavoriamo così come si lavorava una volta. Io farò quello che facevano gli spaghettari nel 1700. Pensate che il cibo di strada nasce proprio lontanamente, già ci furono delle prime orme nel 1400. Ma gli spaghetti a Napoli, coloro che cuocevano la pasta addirittura, la trafilavano in strada perché la formavano, così come ho visto ultimamente in Puglia, nella, nella zona di Bari Vecchia, dove le amiche mie, se mi ascoltano e eh, le voglio salutare, sono lì fuori alle loro case a costruire le orecchiette, una cosa bene. spettacolare, bene, bene. si arriva da tutto il mondo per vedere queste amiche che costruiscono queste orecchiette. Chef, no? è eh. vero perché poi in quegli anni che diceva lei effettivamente c'era una grande povertà e all'interno delle case non c'era come siamo attrezzati adesso con il frigorifero, il piano di cottura che potevi cucinare quello che avevi, quindi chi aveva quel soldo in tasca per fare una lira ne servivano 20, è vero chef? Eh sì! e servivano 20 e proprio per quello io mi collego a questa eh, tradizionale e splendida ricetta per fare la filatura dello spaghetto. Quindi la filatura veniva fatta per strada proprio per strada. perché lo street food Nasce in quegli anni, in quei periodi, perché naturalmente non si poteva e non si aveva la forza economica di poter cucinare a casa o avere una dispensa, non tutti avevano una dispensa a casa. Lei pensi che nelle piazze quando, dove si vendeva la pasta, la mano più grande che c'era del popolo andava a prendere la pasta per poter avere e pagare sempre lo stesso e poter avere invece più... Uh, più pasta possibile per poter mangiare. Lei mi ha fatto tornare in mente anche il film di Totò. Appunto... Bravo! Proprio Bene. quando lui si insaccava. Ricordate eh, in, eh, il mitico film dove Totò prendeva eh, lo spaghetto e eh, se lo mangiava insieme Natale in casa no. Cupriello. No, no, non mi ricordo che cosa ora in questo momento mi sfugge. Però miseria e nobiltà, bravo, bravo, miseria e nobiltà, Natale in casa Cupielello è quella di Edoardo De, Edoardo Filippo, De Filippo Ok, perciò allora iniziamo la fila Via. spaghetto. Mm, L'avevo qui, l'ho cucinato due giorni fa, ok? Eh, a Napoli si dice poco", no? Si mette eh, si, si, si unisce si stringe, si, stringe, okay. si unisce l'amido e la pasta tende a incollare tutto. Perciò Bene. un filo d'olio, proprio come fosse eh, centellinato, proprio un filo che va un pochino a va, sciogliere. No? Si sì, va a sciogliere no? e lo okay. sciogliamo, così come si faceva con la filatura della lana no lo sciogliamo tutto ok per renderlo quasi eh, spaghetto per spaghetto non, eh, non più unito ma distinto cioè, tra io, di io loro. sto soffrendo qui con lei ok allora una padella la, anche la padella la bagniamo con un filo sempre d'olio ok però quest'olio facciamolo come lo facevano una volta, non lo lasciamo così, passiamo un po' di carta e andiamo a ungere la nostra padella, non ce ne sarebbe bisogno perché è un antiaderente che si rispetta, e questa è un antiaderente che si rispetta conoscendola, è quella che, che uso anche in altre trasmissioni, perciò eh, eh, io la conosco bene, non ne ha bisogno, però io voglio fare quello che si faceva una volta. Okay. ok, perciò la vado ad ungere perché loro la ungevano per creare quella crosticina. Una sopra. simulazione totale degli anni: quindi. totale, totale. Okay. Perciò vado a sbattere delle uova con un filo di sale e un filo di pepe all'interno e metto. E vado a dosarla perché la filatura la devo creare pian piano e vedere quanto la ce filatura. ne vuole. La filatura dello spaghetto. E vado a affilare in questo caso con l'uovo che ho messo, è tutto a freddo, ok? perciò vedete che piano piano vado ad amalgamarlo. E in questo caso, quando sono convinto che l'amalgamatura la è giusta, perciò spaghetto per, per spaghetto, cosa fa l'uovo? Si attacca a quello che è la parte ancora d'amido che ha lo spaghetto. La lavorazione è tipica di questo movimento, va fatta proprio in questo va modo? Va fatta proprio in questo modo, sì. Proprio proprio filante si, eh, come infatti si chiama filatura perché viene proprio lo spaghetto deve filare all'interno mani eh, ben pulite mi raccomando perché poi eh, è, è importante mantenere sempre la sterilità in quello che è il Chiaro. cibo ok fatto questo eh, lo lasciamo un po lì giusto giusto i 30 secondi che l'olio Uh, scusatemi, l'uovo che c'è in più scende all'interno della pena. Ok. Prendiamo del formaggio, del parmigiano. Ci sono, poi legano bene perché sono certo, due grassi. perché c'è sì. L'olio di oliva, messo extravergine. Un filo, un filo, un filo. A filo e delle uova. Un, delle uova che sembrano Un bagnetto di spaghetto ci vuole. Uh, uh, diciamo mezza u mezzo uovo perciò facciamo due etti un uovo ok, okay? perciò 800 grammi quattro uova io sono stato lì a fare 4 etti di pasta perché mi sono rimasti da quello che avevo già mangiato prima okay. ok perciò non so neanche se sono 4 etti ci avrò messo due uova metto la prima parte di, di filatura e vado ancora ancora a a fare questo movimento cioè, proprio per creare mi ricorda il movimento del come se stesse realizzando la mozzarella di bufala, sai? Cioè? La filatura della mozzarella di bufala è un po' diversa, ma è Però... vero, è un movimento che può creare questo: assolutamente sì. Ecco, attenzione, vedo che ne ho ancora bisogno, vado ancora ad aggiungere il mio alimento principale, che è quello del, del formaggio del grana. Ok, ricordiamoci la padella, accendiamo la padella. Sciacquiamo un po' le manine, ok? Lei ha messo Accendiamo. aria, quindi in questo movimento, oltre a insaporire il tutto, ha fatto legare, ma quindi ha anche dato un pochino di, di volume, quindi ha, è nata all'interno anche l'aria, che e la certo, aiuterà in cottura? Certo, ora la lascio ancora così. No, in cottura non ci va, eh, deve ah, essere... Okay. Ci andrà solo dal momento in cui io ho deciso che posso, che posso cuocere. Se... Ok, accendiamo, ora andiamo ad accendere le nostre, la nostra piastra a induzione e andiamo via così. Oh, Vediamo un attimo, cambiamo, queste sono in diretta, succede sempre di tutto. Eccolo qua, ecco, ecco che è, partito è, è partito, partito, è partito, è partito, è partito, perfetto. Ricordiamoci che abbiamo un po' imbevuto, deve essere ben calda la padella. Quando sarà ben calda io andrò a dare l'ultimo mio movimento di filatura perché voglio che proprio friccica quando io appoggio lo spaghetto all'interno. Eh? Perciò vado a fare questo. Questa è la ricetta diciamo base tradizione della frittata di spaghetti eh? e poi è chiaro che parlando di cibo di risulta eh, l, si può veramente unire tutto quello che si vuole io eh, dovessi avere vedete che faccio sempre la prova, la prova. del mio calore così come l'ho fatta con la patata prima all'interno del mio olio del io tegame, vado sempre sì. del tegame vado sempre a capire qual è il mio grado di calore come appoggiando l'alimento su quello che è la padella Vedo che poi... Ah, si può fermare. Appoggiando il filo nella padella. Ok, chef. Allora, adesso procediamo alla cottura. Siamo sì. a temperatura. Perciò siamo a temperatura giusta, sentite il rumore, i sensi di un cuoco. Parliamone un attimo e diamo questo, uh, questo tipo di intento e di comunicazione. I sensi di un cuoco, i tre sensi quali sono? La vista? Il profumo? Il profumo perciò l'ho fatto, ho fatto. Il, gusto. il gusto. Ecco, questo è il quarto senso, quello che i cuochi usano. Cioè noi sappiamo che l'udito è importante, è importante e vediamo che è importante perché io sento da questo rumore io capisco che è giusto il che calore siamo... che ha la padella. Che e siamo vado, pronti. E siamo pronti. E vado ad imbastire la mia ricetta. Perciò. Infatti amici lo chef ha detto una cosa giustissima ed è quello che dobbiamo avere ogni volta che mangiamo qualcosa o ci portano da mangiare qualcosa. Inteso come? Che l'alimento che andremo ad assaggiare, guardiamolo, vediamo appunto i colori che ci hanno proposto in questa tipologia di cottura. Sentiamo anche il profumo che poi... Adesso con tutte queste trasmissioni inerenti al mondo della cucina ed è giusto così perché l'Italia è un paese ricco di varietà, eh, di, tutto il, eh, pardon, di tutto quello che è la diversità della, de, degli ortaggi, di tutta la diversità che appunto sono... Eh, l Aiuto di io, non c'è nessun problema. Allora, la diversificazione degli alimenti, inserito no, intendo, in quello che, esatto, che, in noi quello siamo siamo che è. Il ricchi, contesto, no? Quelli che sono, esatto, sono ricchi di noi siamo ricchi di legumi, abbiamo una vastità eh, enorme di, eh, di, di verdure, Tutto, eh, il nostro bacino è molto ampio. Quello di, eh, agroalimentare è molto ampio, a differenza di tanti altri paesi. Quindi quando ci portano qualcosa che ha molto colore, controlliamo, vediamo appunto quello che mangiamo, sentiamo i tre sensi che ci diceva lo chef, quindi il profumo fondamentalmente, il colore e poi naturalmente il sapore quando andiamo a gustare il tutto. Chef qui mi sembra che c'è tutto. Lei in quello che ha realizzato questa ricetta Teramana a quello che ci sta proponendo c'è tutto. Assolutamente sì, questa qui diciamo è universale. Io ora la sto facendo a mo di richiamo a quello che è la mia tradizione, ma sicuramente in, a Teramo, a Napoli, a Milano, a Genova, a Roma si fa dappertutto. Quello che forse non si fa è la filatura e noi abbiamo fatto vedere richiamando quello che è, è proprio il ricordo lontano dei nostri tempi, ma tutte le ricette che oggi ab abbiamo presentato mi sembrano che siano proprio il ricordo lontano di quello che è. Oggi lo street food, ieri invece il cibo che si faceva a casa insieme alle nostre cuoche. Interessante, davvero interessante, chef, davvero interessante. Ecco, anche questo tipo di. Eh, allora ho lavorato con le mani fino ad ora perché la filatura è giusta farla così come l'abbiamo fatta vedere, no? Perché devo sentire proprio. L, 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 il filare, no, del, dicevo, della lana, così anche la pasta. Pensate, eh, il, gli spaghettari eh, l, l, tagliavano la pasta per strada perché. Esisteva solo il maccherone, non esistevano altri formati di pasta? No? E poi andavano a formare queste tipologie: la corta, la lunga, la grassa, la grossa, la piccola, e lì si formavano le grandi paste. Perciò poi vado a concludere piano piano la mia ricetta. Prima inizialmente abbiamo detto fiamma alta e poi ora piano piano vado a sciamare tenendo conto che devo far sì che inizi a gratinare e perciò faccio questo movimento per poter capire se è amalgamata bene, no? E io penso che sia proprio giusta. Come la giro? Beh, una volta non esistevano manco i coperchi, perciò non faccio altro che prendere un coperchio dove eh, poi eh, l'ho usato per altro, ma posso avere anche una lastra, posso avere anche un piatto, un piatto no? Lo stesso piatto potrebbe essere quello di eh, per girarlo, perciò... Uh, l'unica cosa che prima di girare devo uh, assicurarmi che dov'è la mia, il mio, eccolo qua, la mia, il mio cucchiaio, devo assicurarmi che la mia cottura è giusta. La, la famosa crosticina. La famosa crosticina, che penso che sia proprio lì, giusta e perfetta. Ok? Ecco qua andiamo a girarla, Chef, per la sua esperienza, perché so che lei gira molto, gira tutta l'Italia. Assolutamente sì, vedete, questo è il primo giro che ho fatto, perciò deve anche, è bello proprio che si creano questi colori e queste giuste entità di crosticina, no? La doratura, eh? sì. Esatto. La doratura, certo, e poi la vado a rimettere all'interno della, della mia padella e vado a sistemare ancora una volta e a creare, questo è quello che invece si chiama bordatura. Perciò vado a creare all'interno con una spatolina il bordo per poter piano piano insaccare questo e renderla poi completamente, come vedete, utile e tonda e precisa in quello che è la pizza di spaghetti. Bellissima. Le eh? chiedevo quindi, chef, nella sua esperienza per l'Italia. Ma c'è... Sì. Una, una regione che l'ha delusa per quello che è l'arte culinaria, guardi. Eh, ho girato anche molte, molte città nel mondo e l'Italia di delusioni in cucina non riesce a darne proprio. E uso anche l'ultimo, proprio l'ultimo mio. Uh, ingrediente che è l'uovo, no? Faccio un po' di spazzolatura d'uovo, così verrà ancora più profumata, la bagno un po' è più, con lucida, è no? più lucida, certo, certo, l'uovo lucido. Questa è un po' la tecnica che si fa anche per i dolci o per il sì, pane, sì, no? Sì, se bravo, bravo, sì, 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 assolutamente sì, per i dolci è molto utile fare questo. È come sicuramente come vedete la nostra pizza di maccheroni è quasi 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 pronta per potervela dare alla degustazione. Quindi allora abbiamo iniziato con le nostre bellissime frittelle ma eh, mazzafame, da non confondere perché lei mi ha messo in testa mezza capa, allora ecco lì che mi stavo per confondere. Assolutamente no, e cioè, poi teramane. Teramane, quindi con quelli che sono gli ingredienti che adesso chef lei andrà a elencarci. E a raccontare sì. il tutto. Allora preparo in piatto l'ultima... L'ultima mia... E poi abbiamo eh, creazione. fatto le, abbiamo fatto sempre le, le pizzelle, ho pronunciato bene, chef, ho ancora... Pizzelle, vado. Sì, no, 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 va benissimo, va benissimo. E le pizzelle nascono proprio perché, per fare una similitudine, quello che abbiamo detto, che la cucina non ha confini, ci accompagna, su ogni territorio ci sono delle trasformazioni, ma siamo sempre molto vicini quando si parla di cucina. E qui ci siamo collegati al concetto, e lo faccio di nuovo, signore... Mamme, donne, amiche, amici, cuciniamo insieme perché diventa un modo per raccontarci quello che normalmente facciamo per telefono, ma viene molto meglio. E poi abbiamo chiuso con questa frittata di spaghetti, che poi è una sua ricetta tipica per quello che è la cucina territoriale campana. Quindi campana, sì. È un, è un ritorno anche qui alle origini e al territorio. Quindi, ecco qua il terzo. Impiattamento, allora eh, siamo a Teramo. Perciò la, la, mezza, oh, mezza, la ga, me, mezza 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 chiamata? Allora invece è mezza fame. È mezza fame. Perciò l'impasto: farina, acqua, patate, lievito, olio e, e poi tanta, tanta mano. Nell'altra, invece, abbiamo presentato eh, la eh, pizzella napoletana. Stesso impasto ma senza patata, perciò lavoriamola di più con le mani, con un passato di pomodoro fatto con un perino eh, lasciato a cuocere 5 minuti, eh, giusto spellato e poi col mini pimer reso eh, passato, Bene. del parmigiano reggiano e una foglia di basilico fresca. In più a queste due grandi e meravigliose ricette di street food, abbiamo unito il cibo di rimanenza. Cioè, abbiamo fatto la filatura dello spaghetto, l'abbiamo fatto con uova, pepe, sale e nient'altro. Uno spaghetto che avevamo già dal giorno prima ed è venuta fuori la nostra frittata di spaghetti, che è quella tradizionalmente usata nel nostro territorio italiano, è ricordata come la frittata di macaron napoletana. Ecco, questo, eh, queste sono le due ricette certo. che ci hanno accompagnato in questa puntata. E io ringrazio sempre eh, Teleteramo. Ringrazio tutti quelli che sono gli amici che ci hanno seguito. Anni Lombardo vi saluta. Pasquini Ferdinando. Vi augura un nuovo appuntamento in cucina con Teleponte. Grazie. E eh, grazie chef di averci illuminato con quello che poi non è nient'altro quello che conosciamo da sempre, grazie Teleponte e non teleteramo perdonatemi ma giro l'Italia e sbaglio sempre tutto quello che sono i nomi, ciao a tutti Ciao, a, ciao a tutti